diversi italiani arrivati un po' dappertutto, da Modena, Milano, Bergamo, Forni a Volta, insomma, diverse località sono qui rappresentate. Vediamo se arriva un risultato di quelli che contano per l'Italia. Intanto parte la Neuner. Partita Magdi Neuner, e subito sulle sue tracce c'è Anna Karin Olofsson. Non parte, come detto, Johan Holma, ma tra poco partirà invece la nostra azzurra di punta, Michela Ponza. E la gemella di Johanna Holma, che si chiama Elena Jonsson. La sintesi tra le due sarebbe la biatleta perfetta, perché Johanna Holma potenzialmente sugli sci è molto forte, Elena Jonsson meno, ma è straordinaria al poligono. La sintesi delle due sarebbe l'anti-Neuner per eccellenza. Non escluso che ambedue possano arrivare ai vertici. Elena Jonsson c'è già, a dirla tutta. Holma lentamente sta migliorando. Sono progetti portati avanti da Wolfgang Pickler, che con i giovani non ha ancora espresso granché tra le donne. Con le veterane direi che ha vinto parecchio. Vedi Forsberg, vedi Olofsson e forse Domei. Domei che non ha fatto malissimo ieri, è entrata nelle 30, per lei è un buon risultato. Partita anche la Wilhelm. Tanto diamo spazio alle email. Silvio Facchin esprime un'opinione abbastanza dura nei confronti dello sport femminile, però dice: io a differenza vostra sono pessimista per la gara di oggi, penso che la Ponza arriverà ben, che vada tra le 20. Le donne italiane degli sport invernali, quando il gioco si fa duro, smettono di giocare, a parte Compagnoni Belmondo e Manu Dicenta, mia paesana, sottolinea lui. Sono rare le eccezioni, visto che questo discorso vale anche per tennis, atletica e altri sport. Beh, sostiene dai, lui. Aggiungiamo anche Gerda Weisensteiner, che è stata una grandissima, poi volendo, una considerazione che mi può trovare anche d'accordo. Lui però ci tiene a sottolineare che spero, dice, di sbagliare la previsione, io tipo per il successo del biathlon. E poi c'è un'altra email, questa volta in tono simpatico, che Massimiliano in qualche modo non si aspetta. Scrive Peppe, che è un appassionato, e vuole che gli venga chiarito un dubbio amletico. Dice: ma Bumsi, la mascotte, è maschio o femmina? Non ne ho più pallida idea. Ti dirò, francamente, è l'ultimo dei miei problemi. È una delle poche cose di cui, diciamo, non si è informato. Ed è positivo che quest'anno non possa venire a saltare davanti alla nostra cabina, perché davanti alla nostra cabina c'è la pista, gli altri anni invece c'era dello spazio. E ogni tanto ce la trovavamo davanti al vetro che saltellava e non ci permetteva di vedere la gara. Noi siamo in attesa soprattutto del primo poligono, evidentemente, dove comincia la vera bagarre, mentre qui siamo nel gruppo con Michela Ponza, sì, che si è attaccata alla Flatland. C'è anche, sì, la Wilhelm che supera. E Wilhelm con Brankovic che sta risalendo. Direi che Flatland e Michela non cercheranno di seguire il passo di Kati Wilhelm. Brankovic ci prova, potrebbe poi pagare al poligono. È anche vero che Brankovic è in grande crescendo di forma, anche nelle prove in casa Pokljuka si è espressa in maniera egregia, mentre stanno partendo proprio le ultime in questo momento. Ricordiamo che la Fiandino è stata la prima delle escluse, 61esima nella prova sprint. Comunque abbiamo avuto segnali positivi anche da lei, ci sono stati miglioramenti rispetto all'inizio della stagione. Un settore femminile che per diversi motivi non è al pari di quello maschile, però c'è un miglioramento. Tanto ringraziamo Tiziano, l'indirizzo diretta a @Eurosport, dice: forse l'avete già spiegato, ma qual è il criterio che assegna i 30 posti per la partenza in linea? È un po' complicato. Criterio lungo. Per sintetizzarlo? Allora, sintetizziamo in qualche modo. Tutti gli atleti che ottengono medaglie in gare individuali e mondiali hanno diritto a partire. I pettorali vengono così distribuiti. Colui o colei che vince la sprint o la prima gara che viene disputata avrà il pettorale numero 1, il vincitore dell'inseguimento avrà il pettorale numero 2, il vincitore dell'individuale il numero 3 e poi i secondi 4, 5, 6, terzi 7, 8, 9. Chiaramente può anche accadere che qualcuno vinca due gare o anche tutte e tre, per cui teoricamente si liberano dei posti. Poi i primi 15 della classifica di Coppa del Mondo prima della partenza in linea hanno diritto a gareggiare. È chiaro che in questi primi 15 ci potrebbero essere anche atleti che hanno già maturato il diritto in quanto a medaglia nelle gare disputate ai mondiali. Dopodiché gli altri posti vengono distribuiti tra gli atleti che hanno ottenuto il maggior numero di punti nelle gare che si disputano in questi campionati mondiali.
Marco sostiene la tesi di Massimiliano che prima detto che Björdalen anche al 60% vince comunque e in ogni caso. E poi vuole sapere chi è il nostro podio per quanto riguarda il pronostico della staffetta mista. Beh, io dico che la Russia è sul podio, secondo me. Forse anche sul gradino più alto. Guarda, non lo so. La Norvegia ho qualche piccola perplessità. Intanto diverse squadre potranno schierare due formazioni. Da seguire con attenzione le formazioni tedesche. Mentre ti segnalo che noi in Reolson sono partite piano perché Gusev ha guadagnato 10 secondi al chilometro e arrivano adesso al poligono noi in Reolson. Poi torniamo sul discorso staffetta mista che è interessante. Anche l'Italia teoricamente potrebbe dire la sua con un po' di fortuna. C'è giusto una bavetta di vento, ma non dà fastidio. La visibilità è perfetta, però in alcuni punti possono dare fastidio riflessi magari dei pali o anche delle cabine. Tanto arriva anche la Guseva, mentre si sono già preparate sulla piazzola 1 e 2, Neuner e Olofsson, per attaccare il primo poligono. Apre male Olofsson. Ma anche Neuner. Complicato questo poligono per la Olofsson. Si riapre la gara per chi insegue, soprattutto per la Guseva, che vuol dire anatra, credo, in russo, da quello che mi ha spiegato il nostro collega di Eurosport. Sbaglia anche lei. Gara che si riapre e non c'è vento. Questa è una chance enorme per Michela, comunque, ma anche per le altre. Il sole Dario sta dando grandissimo fastidio a tutte. La gara è completamente riaperta. Neuner sarà in testa dopo il primo poligono. Olofsson pagherà una ventina di secondi abbondanti rispetto a Lena. Apre bene la Johansson, che è una tiratrice incredibile. Apre bene anche Michela. Sbaglia Wilhelm. Sbaglia Johansson e anche Wilhelm. Sbaglia nessuna... anche Bay. Michela. Michela, e ce ne sono 5, è l'unica a non aver sbagliato Michela Ponza. Ed è terza, credo. No, terza no, quarta posizione probabilmente, perché la Olofsson potrebbe essere davanti di Spiccioli. Comunque grande partenza di Michela Ponza. Neuner, Guseva, Olofsson e adesso c'è anche Michela Ponza che è in quarta posizione, ha recuperato 10 secondi rispetto alla partenza ma una dozzina rispetto all'ultimo intermedio. Sì, disastro Henkel, intanto Domei, grandissimo poligono, si arriva al 5 su 5, non arriva al 5 su 5, sbaglia Beckert, sbaglia Riduma, bene Semerenko che era già stata brava in occasione della gara di ieri, tanti errori, forse troppi. La prima senza errore è stata Michela, ma poi l'hanno seguita a ruota Gregorin, Gvizdon, Semerenko, a dimostrazione che c'è ancora vita per l'Ucraina. Ci sono tre ucraine nelle prime 11 posizioni, Kostenko e Petrova. Esatto. Adesso sta sparando anche Martina Glago in una delle prime piazzuole, si sente l'urlo dei tifosi tedeschi ad ogni bersaglio colpito. Direi che è un 5 su 5 questo per Martina. Un 5 su 5 per Glagov che recupera qualcosa, ma mi sembra lontana dalla Glagov dei giorni migliori. Aspettiamola nella gara individuale sui 15 km però. Lì è il suo terreno. Haller, adesso seguiamo anche lei. Beh, diciamo che il primo poligono è favorevole a Linda Thjørum, che si è portata a 50 secondi da Neuner, ma rispetto a Olofsson ha un distacco di un errore, 28 secondi in questo momento. E per il resto non molto da segnalare, Dario, secondo me. Haller, tre errori. Malghina sarebbe questa la vera pronuncia, ma noi rimaniamo su Malghina perché sennò diventiamo matti e poi, insomma, per essere più comprensibili. Lasciamo ad altri fare gli specialisti delle pronunce strane. Adesso daremo spazio a qualche email, ma davvero questa partenza è molto importante. Poi, come abbiamo visto, nella gara maschile fondamentale le due serie in piedi. Chi passa indenne le due prime serie può davvero cercare di fare qualcosa di importante. Esatto, quindi attenzione anche a Magdalena Gwizdon, che in questa stagione era partita alla stragrande, poi si è persa e ogni tanto da sprazzi di grande biathlon. Oggi è partita bene in sesta posizione, direi che è un punto di partenza ottimale per lei, però non dimentichiamo che Michela Ponza è lì a lottare in questo momento anche per la medaglia. Oberhofer con un errore, Natalie Santer ne ha commessi tre. Sì.
dove Neuner mantiene il vantaggio sulle inseguitrici, perché adesso è cambiata, non è più Guseva ma è Olofsson che invece si avvicina. Sì, Olofsson ha raggiunto e staccato Natalia Guseva. Wilhelm in compagnia di Michela Ponza, per la verità l'ha raggiunta e la sta staccando. Col 14 Guirton cerca di tenere il passo di Kati Wilhelm, ma sono tutte lì. Mi pare che ci sia anche un'altra slovena dietro, che potrebbe essere Teja Gregorin, che non è nuova a grandi imprese. C'è Sandrine Bey, poi c'è Linda Thiorum. Bavere col 21, direi, dalle caratteristiche fisiche inconfondibili. Praticamente tante atlete di buon livello, comunque gente che ha vinto medaglie nel gruppo che insegue. Gara aperta, però Olofsson in questo giro sta andando molto forte. Carlo da Macherio scrive all'indirizzo diretta @eurosport.com: mi permettete due riflessioni? Come no, caro Carlo, dice: stupendi mondiali ad Anterselva, favoriti anche da un tempo stupendo, confido in una gara fra le 10 per la Ponza, e se all'ultimo poligono è in corsa per il podio che rischi nello sparare. Poi dice: seconda e ultima riflessione, vedo tanti tifosi di ogni nazionalità, spesso con mega birra in mano, ma non un solo episodio, non dico di violenza, ma neanche di strapotenza verso atleti di altre nazionalità. Questo è sport, tifare i propri atleti e applaudire quelli che sono stati migliori indipendentemente dalla nazionalità, e poi tutti assieme a festeggiare. Questo è quello che si chiama sport. Quando lo speaker tedesco ha chiamato il nome di Uleanar Björdalen, è venuta giù la tribuna prima, durante la premiazione, e c'erano almeno due terzi tedeschi. Intanto Lena Neuner arriva al suo secondo poligono. Olofsson ha recuperato tantissimo sulla Neuner. Non mi stupirei se uscissero con un 5 su 5 in questo poligono, ma le prime piazzuole non sono facili da gestire per via del sole. Apre molto bene la Neuner, ha preso subito un buon ritmo, non sbaglia neanche il terzo, può andarsene qui, due serie favolose davvero per lei, perché è un 9 su 10 che prenota forse un'altra medaglia. Vediamo le sessioni di tiro in piedi, dove in genere c'è qualche problema per lei. Attenzione, non ha tanto margine la Olofsson, deve stare dietro sul ritmo e non sbagliare il poligono. Questo è delicato, lo passa però. Brava. 5 su 5 anche lei, complimenti alla nuova signora in giallo. Sbaglia aprendo male la Guseva. Vediamo Kati Wilhelm e soprattutto Michela, sono tutte insieme, sono in 10. Wilhelm esita. Un giro per la Guseva, sbaglia la campionessa olimpica, apre bene la Guidon, sbaglia Linda Thiorum, e questo è un errore a sorpresa perché stava sparando molto bene a terra. Guidon e Michela. Delicato il terzo bersaglio in questa seconda serie per Michela, che però si è ripresa la grande, inquadrata anche in primo piano. 10 su 10, 20 su 20, grande partenza anche oggi. E il dato positivo è che in un gruppetto di atlete che non sono molto più forti di lei sugli sci, ossia la Jonsson e anche la Baverelle, con loro c'è forse Olena Petrova, che è risalita fortissimo da dietro. C'è la Brankovic. Brankovic può essere l'unica che davvero ha un ritmo diverso. Benissimo le slovene, ce ne sono due nelle prime sette posizioni probabilmente. La Baverelle si fa sotto, ieri era partita bene, poi ha sbagliato in piedi. Guseva settima, allora due slovene nelle otto. Ma la gara è ancora apertissima, le due in testa hanno ampio margine. Sta sparando Glagov, che sbaglia. Se non ci saranno disastri in piedi da parte delle prime due, si corre per il bronzo per il resto del gruppo. Sì, credo anch'io. Però Olofsson è più stabile rispetto a Lena. La Neuner invece sbaglia molto in piedi. È chiaro che in questo momento ha una condizione mentale che probabilmente non ha avuto nel resto della stagione. E attenzione che rispetto alle concorrenti dirette, Michela Ponza, dal mio punto di vista, ha qualcosa che si tiene per il finale anche sugli sci. Nell'ultimo giro Michela è molto competitiva, su questo non c'è nessun dubbio. Aspettiamo le altre azzurre al poligono, ma ci vorrà un po' di tempo, e allora vediamo di dare un po' di spazio e lettura delle vostre email, sempre davvero tante e interessanti soprattutto. Comunque sottolineiamo la prestazione di Florence Baverelle, che ha recuperato 16 posizioni e non sono poche, è l'atleta più veloce in pista in questo momento. Anche Olena Petro va bene, ne ha recuperate 8 di posizioni. Allora, Sergio da Rovereto chiede se è possibile
in qualche modo girare liberamente lungo tutto il tracciato per scattare delle foto a questi splendidi atleti. Sì, non c'è problema. Beh, insomma, comunque ci sono delle limitazioni. Però ci sono dei punti dove ti puoi mettere, sì, e non, sì, non dovresti avere difficoltà. No, no, assolutamente, soprattutto nella zona in cui si arriva proprio per entrare nello stadio, lì le atlete passano comunque e gli atleti si possono tranquillamente fotografare. Disastro Kati Wilhelm, tre errori così come ieri. E al momento è quindicesima, non è ancora tagliata fuori, il distacco non è impossibile, però mi aspettavo una gara diversa da lei. Arrivano delle italiane al poligono in questo momento, due ne arrivano. Sono la Overhofer e la Haller. Avete potuto vedere un problema che ha avuto con il bastoncino Michela Ponza, Massimiliano? Sì, ha perso un bastoncino, poi è andata a recuperarlo, ha perso terreno. Ha lasciato sul piatto qualche secondo, è stata scavalcata da diversi atlete che la inseguivano e soprattutto ha perso la scia di quel gruppo con tante atlete interessanti che le potevano dare una mano a non perdere troppo terreno. Però seguiamo anche la lotta per la vittoria tra Magdalena Neuner nelle vesti di lepre e Anna Karin Olofsson che sta rientrando. Michela ha perso davvero tante posizioni, ne ha perse 5 anche per quel problema chiaramente al bastoncino. Tanto salutiamo Massimo da Cremona, che ieri aveva pronosticato in tempi non sospetti la vittoria della Neuner e oggi dice che vince la Olofsson e dice anche che Michela può dare delle belle soddisfazioni. Certo. E poi voglio sapere cosa ha fatto Morassi nella Continental Cup. Ha vinto. Ieri terzo, oggi primo, è in un momento di grandissima fiducia e attenzione perché sei mondiale di Sapporo. Per sbaglio, per una volta, anche noi italiani siamo fortunati, per una volta, perché comunque ci è sempre andata male. Ci vuole fortuna, eh? E Andrea trova magari vento da sotto, non dico niente, però la medaglia è possibile. Io ti facevo una citazione perché Fortuna non è un italiano che ha vinto nel salto, il cognome è giusto di uno che ha vinto nel salto. Wojciech Fortuna, 1972, Sapporo, vinse la medaglia d'oro dal nulla con un decimo di vantaggio. Può succedere in questi sport davvero dove tutto può cambiare nel giro di un istante. E a proposito di tutto quello che può cambiare nel giro di un istante, terzo poligono, Neuner contro Olofsson. Percentuale di Neuner in piedi decisamente bassa, Olofsson meglio, esperienza dalla parte di Olofsson, talento dalla parte di Neuner. Però c'è un vantaggio per la Neuner, che lei la medaglia d'oro l'ha già riposta in camera d'albergo. Quello senz'altro. E apre bene, attenzione. E dietro non hanno guadagnato nulla, Dario. 2 su 2 anche qui, sbaglia il terzo che è sempre un po' il bersaglio critico anche per lei. Ma Lena firmerebbe sempre per un 4 su 5, questo è un poligono buono. Più lenta, ma non vuole sbagliare la Olofsson, che sembra sfida. Un poligono, però sbaglia l'ultimo e allora non ha ragione perché la Neuner ha guadagnato qualcosa al poligono. E vediamo che cosa combinano quelle dietro, arriva Tadeja Brankovic per prima. C'è Teja Gregorin in quinta posizione e Florence Baverel sulle code di Labrankovic. Poi arriva la Guseva con Elena Jonsson e Oksana Kostenko. La regia ovviamente sta inquadrando altre atlete, noi seguiamo il poligono. Neuner in testa con un vantaggio credo di 10 secondi su Anna Karin Olofsson. Taglia adesso la linea immaginaria dove viene preso il tempo. E sbaglia la Gregorin però, anche la Baverel. Brankovic ha colpito il primo, poi è andata in crisi e sbaglia anche lei. Non c'è vento, giusto un repolo, sbaglia anche la Jonsson. Tutte in difficoltà. La Guseva qui potrebbe recuperare, che a proposito di significati in lingue straniere, insomma c'è Lorenzo da Modena che ci ha detto che ha un significato che non diciamo in telecronaca, ma comunque senza errori lei appunto. Attenzione alla Ponza. Sbaglia però purtroppo dopo un 23 su 23. Rientra in gara Linda Thjørholm insieme a Magdalena Guizzon. Peccato l'errore per Michela. Bei male. Beh, insomma, io credo che per la medaglia d'oro e quella d'argento e sfida Neuner Olofsson. Sono 44 secondi di vantaggio su Guseva. Neuner arriverà con un minuto su Guseva. Gruben è lì in scia a Natalia Guseva. Con Teja Gregorin sulle code, Baverel e Guizzon. Quindi grande battaglia, la più forte sugli sci di queste. Al momento non so quale possa essere. Non abbiamo tra l'altro dato l'aggiornamento sulle italiane che le altre italiane al secondo poligono e le attendiamo al terzo, non hanno sbagliato niente, sia la Overhofer che la Haller. Questo debutto di Overhofer è davvero eccezionale. 5 su 5 di Glagov intanto che potrebbe ritornare a flirtare con una posizione nelle prime 15, forse.
Sbaglia invece Andrea Henkel. Ne è rimasta una sola di Ucraina dopo tre poligoni. Michela è nona invece, però non ha treni utili in questo momento. Cattivile in dodicesima, direi che lei è la delusione numero uno di questa gara. Quindi le speranze della Germania sono riposte essenzialmente in Lena Neuner, che una medaglia la porterà a casa, bisogna capire di quale metallo. Comunque la cosa impressionante, Massimiliano, nelle prime 10 posizioni dopo tre poligoni sono 9 paesi diversi. Ma non è una novità. L'unica squadra che vanta 2 atlete è la Slovenia con la Gregorin e la Brankovic. E questa in realtà potrebbe essere una novità invece. Roberto Falappi dice, ma perché essere pessimisti? Speriamo in che Michela vada a medaglia. No, noi non siamo pessimisti, però abbiamo letto semplicemente un'email di qualcuno che era forse realista, anche con un pizzico insomma di presa di posizione per quanto riguarda lo sport femminile, del settore femminile degli sport invernali. Comunque, se davanti sbagliano, Michela teoricamente potrebbe avere una mezza chance di andare a prendere questa medaglia di bronzo. Serve tanta fortuna. Maria Carla da Chiavenna vuole sapere se c'è differenza nel peso della carabina tra uomini e donne. No, il peso è lo stesso, cioè non deve essere inferiore ai 3,5 kg. Qualcuno ha carabina più pesante, poi spiegheremo perché. Dopo la pausa aggiornamento anche sulle altre due azzurre in gara. Esatto, Olofsson vede Neuner, ci sono 5 secondi tra le due. Linda Tiorum ha ripreso Natalia Guseva, viaggiano 55 secondi dalla testa della gara. Più indietro c'è un trenino con 3 atlete, Baverell, Gregorin e Guidon, staccate di 1 minuto 05 secondi dalla testa. Michela Ponza ha perso tanto in questo chilometro dopo il poligono, ha lasciato sul piatto una ventina di secondi, adesso il suo distacco è di 1,37, è stata raggiunta e scavalcata da Olena Petrova. Intanto ricordo che invece Natalia Sandra ha commesso 3 errori in questo terzo poligono. Salutiamo Francesco dalla provincia di Sondrio, che ha 22 anni, dalle Olimpiadi non si perde più una gara di biathlon su Eurosport, e lo salutiamo con grande piacere. Tornando sul discorso invece del problema che ha avuto Vindice, ironizza Peppe Ogigetto da Perugia, che dice, ma le carabine degli altoatesini che prendono colpi in Alto Adige? Lui dice, qualche dubbio mi rimane. In effetti. Poi ringraziamo anche tanto un altro amico che ci scrive all'indirizzo diretta @eurosport.com. Si tratta di Lele da Udine, ma siamo al poligono decisivo. Sì, praticamente in parità. Già abbiamo visto un poligono fantastico quest'anno all'unisono, l'ultimo, davvero pazzesco. Sì, Vilen contro BI in staffetta, però qui le protagoniste sono diverse. Apre ancora bene la Neuner, sbaglia però il secondo questa volta. Sbagliato anche la Olofsson, doppio errore per entrambe, però è davanti la Neuner e soprattutto è con le spalle al muro la Olofsson, ancora l'ultimo bersaglio. Caccia ancora tra le due. Però Magdalena è più forte in volata rispetto ad Anna Karin Olofsson. Non lo so, sicuramente per la medaglia ci sono loro. No, ma è troppo veloce, le troppo veloce. Anche con 5 su 5 non ce la fanno. Come ha imboccato l'anello delle penalità, io veramente Olofsson a mezzo Neuner. Giro, no, la Neuner, a mezzo giro di vantaggio sulla Olofsson. È bellissimo vederle girare nei 150 metri del giro delle penalità. È come nel ciclismo su pista in questo momento, davvero interessante. Mentre siamo al poligono adesso con Tiorum e Guseva per la medaglia di bronzo. Linda Tiorum in genere è una garanzia in queste situazioni ed è anche molto rapida. Vediamo cosa succede. Mamma mia, la Tiorum che non è mai uscita dalle 4. Senza errori la Tiorum, ci può ancora credere sulla Olofsson che ha speso qualcosa nei giri delle penalità e forse va davanti addirittura la norvegese. E la Olofsson ha la convinzione di perdere in volata con Linda Tiorum. Vediamo se Tiorum si riesce ad accodare a Olofsson che ha percorso più strada. È in mezzo a due fuochi la Olofsson perché sa che vorrebbe rincorrere la Neuner, ma dietro ha il problema della Tiorum. Esattamente, e la Tiorum ha già battuto Anna Karin Olofsson in volata in questa stagione proprio in questo tipo di gara. Mi sembra ad Östersund nella prova di apertura stagionale. Anche Gregorin senza errori andrà a conquistare, credo, la medaglia di legno. C'è la Guseva però, che è in quarta posizione. La quinta, sì. Guseva che forse ha qualcosina in più sugli sci. Ma però non ho capito che problema c'è con Gregorin, forse mi sono perso qualcosa, vediamo. No, anche la Brankovic senza errori,
c'è Michela Forza che comunque può chiudere con una buona serie ancora. 19 su 20, grande Michela, è probabilmente nelle 10, direi che è un grande risultato. Un aggiornamento di Wisdon sul video, che non capisco che cosa sia successo alla polacca. È ferma anche sul video, tre errori per la Wisdon. Ha sbagliato invece un bersaglio la Glagov, come la Petrova e la Kostenko. Beh, seguiamo questo appassionante ultimo giro, attendiamo le atlete a 9 km, Neuner 7 secondi di vantaggio su Olofsson. Le prime tre sono in 10 secondi e mezzo, gara che si è fatta interessante nel finale. Vediamo cosa succede dietro. Ha fatto il vuoto forse. Sì, però la Linda Tiora non tiene la Olofsson. Non ha fatto il vuoto la Neuner, è sbucata velocissima la Olofsson. Linda Tioron ci prova, lei è una specialista di questa gara, non a caso indossa il pettorale rosso di leader di specialità. È stata molto continua in questa stagione, ha davvero mancato poche occasioni per fare bene. E Olofsson ci prova con Neuner, però Lena è atleta di talento sugli sci, difficilmente si farà riprendere. E Olofsson mi sembra un po' affaticata, anche Linda Tioron in questo momento. E comunque sappiamo che l'ultimo tratto dell'anello di Anterselva è quello favorevole alla Neuner. Il primo invece, la Olofsson ha dimostrato di fare tempi migliori rispetto a tutte quante. La Tioram non ce la fa ad agganciare la Olofsson, deve andare sul suo passo. La Ponza è settima a 1.07, forse l'unica che la può passare è la Wilhelm, anche se poi ci potrebbe essere una volata per il settimo posto proprio con la campionessa olimpica. Sì, qui siamo su Lena, impegnata in un doppiaggio, meno di 10 secondi il vantaggio nei confronti di Anna Karin Olofsson, che a sua volta ne ha 4-5 su Linda Tioron. È rimasto invariato il distacco tra le due praticamente, ha rosicchiato 3 decimi la Olofsson, mentre la Tiorum o Gruben ha perso 1,5 secondi. Sì, mi sembra un po' faticata, però attenzione che poi c'è la discesa finale, Linda Tioron sicuramente più pesante di Anna Karin Olofsson e credo che si veda d'occhio nudo, per cui potrebbe guadagnare qualcosa. Eros da Ravenna vuole sapere quante possibilità abbiamo di vedere un podio con un azzurro. Beh, Michela ha trovato veramente la condizione nonostante tante peripezie. Chissà che non possa arrivare nella gara individuale. È sicuramente quella forse dove ci giochiamo delle chance pesanti sia al maschile che al femminile dopo averci provato oggi. Ma comunque Michela due volte nelle 10 è veramente qualcosa di importante. Se ne va la Neuner e Olofsson non riesce a rispondere, è finita. In questo tratto è lei che fa la differenza. Sì, sì. E vediamo se Tiorum riesce ad andare a prendere Olofsson, che però mi sembra un po' più in palla. E Magdalena ha capito di aver vinto la seconda medaglia d'oro in questi campionati del mondo. Un 2 su 2 incredibile. E raccoglie l'eredità di Uschi Diesle, e questo sappiamo quanto vuol dire in Germania, insomma ci faranno tutta la trasmissione domenicale su questo fatto. Sì, per la verità i giornalisti tedeschi ieri hanno ricamato su questo discorso anche durante la conferenza stampa, quindi chiaramente un tema di grandissima attualità. Io credo che però Neuner potenzialmente valga più di Diesel. Non c'è dubbio, Diesle che non ha mai potuto togliersi la soddisfazione di vincere la generale. Poi Uschi Diesle in un campionato del mondo l'ha vinto a, facciamo un po' di conti, nel 2005, per cui ha quasi 35 anni. Diesel classe 1970, novembre 70 se non sbaglio, il giorno non lo ricordo. E Linda Tioro non è ancora battuta, sta rientrando forse. Non vuole mollare, soprattutto sentendosi il fiato sul collo la Olofsson, chissà, l'hai detto tu, in volata la Tioro ma qualcosa in sì, più rispetto sì. alla Olofsson. Guarda. È lì la norvegese, la Olofsson potrebbe levarsi dal collo l'argento a questo punto. E la Olofsson sa che Linda Tioro è molto forte in volata e la teme tantissimo, l'ha dichiarato anche in un'intervista ai nostri microfoni recentemente. Vediamo, è aperta battaglia forse per il secondo posto. Sono 15 metri, ma intanto c'è la Neuner che va a prendersi la seconda medaglia d'oro consecutiva, e io per la seconda volta in due giorni lo dico, Ambesi lo aveva detto, sì, questa diventava qualcosa di importante. Neuner come Björn Dahlen, allora direi che sarà il titolo della prima pagina. Sì, rientra, in Germania rientra Tioron che cerca spazio all'esterno di Olofsson per passare. Olofsson non allarga, secondo me Tioron può essere argento, però poteva aspettare per fare l'attacco perché qui ha speso delle energie. Doveva uscire dopo, ne ha di più la Tioron, passo doppio, argento per la Norvegia, invece bronzo per la Svezia. E devo dire che mi dispiace.
perché Anna Carinolo sono oggi ha fatto una gara straordinaria. Essere sempre ad inseguire lì a 5-10 secondi senza mollare mai, insomma, è da grandissime atlete. E lei poi è arrivata comunque a 7 secondi da Magdalena Neuner. Stupenda gara, stupende le protagoniste, sono di primissimo valore. La Tiorum per la quinta volta in stagione nelle quattro nell'inseguimento. Arriva anche Natalia Guseva che è ottima quarta dopo il terzo posto di ieri. Una medaglia di legno che comunque per lei è ugualmente importante. Poi c'è Tadeja Brankovic che è già entrata nello stadio e sarà in quinta posizione. Aspettiamo ora, credo, la Baverel. Ribadiamo comunque il buon risultato delle altre due azzurre al poligono, la Oberhofer che al debutto ha sbagliato solo due bersagli su 20, la Haller dopo due serie buone, secondo e terzo poligono è incappata in un errore nell'ultima serie. Sì, intanto una Baverel molto affaticata va a conquistare la sesta posizione e Michela Ponza è settima recuperando qualcosa su Baverel nell'ultimo giro. Brava Michela, niente da dire. Alfredo Di Mauro dice spero proprio che possa vincere una medaglia alla Ponza, però l'interesse dei media italiani rispetto al biathlon lo confinano ai margini, si riferisce a questa disciplina, dice pazienza. Sì, tanto arrivano anche Wilhelm e Gregor in volata e poi sarà il turno di Andrea Henkel a conquistare credo la decima posizione. Ed eccola qua Michela Ponza, l'abbiamo vista arrivare con il settimo tempo, ha contenuto il ritorno della Wilhelm sulla quale aveva un vantaggio di 20 secondi. Beh, sesta e settima, peccato che sia mancata la medaglia, ma migliori risultati in stagione. Sì, poi arriva una commovente Martina Glagov che ha recuperato se non sbaglio 25 posizioni ed è undicesima. Mentre qui rivediamo la volata, la Tiorum proprio è arrivata prepotentemente. Forse la tattica avrebbe suggerito di aspettare l'uscita dalla curva per attaccare, però lei ha avuto il coraggio di non aspettare. Sì, sì. Comunque le ucraine nelle 15. Sì, Kostenko 14, poi Johnson 15, meno bene di ieri, però comunque un risultato che pesa. A seguire è arrivata Andrea Mali al miglior risultato stagionale, Guisdon con un asterisco, poi andremo a scoprire perché. Allora io avevo visto al poligono, secondo me ha sbagliato a sparare, non ha sparato al poligono giusto, ai bersagli giusti, perché a un certo punto ho visto 5 errori dati alla piazzola numero 6 e a quel punto sarebbe fuori classifica. A quel punto chiaramente sarebbe fuori classifica, sarebbero 10 minuti di penalità. Non lo so, non ho visto neanche quanti giri di penalità abbia percorso la Guisdon. Credo 3. Comunque lo vedremo, perché se scompare dalla classifica andremo a vedere se verranno aggiunti insomma minuti di penalità ulteriori. Arriva Flatland, poi aspettiamo anche le altre italiane che al poligono sono state dignitose oggi. Continuiamo a vedere gli arrivi delle russe adesso. Ringraziamo tutti coloro che hanno scritto al indirizzo diretta @eurospar.com. È il mondiale delle doppiette, Björdalen tra gli uomini, Neuner tra le donne, quindi i tedeschi si possono consolare per la disfatta di questi primi due giorni al maschile. E quante volte abbiamo proposto questo parallelismo, che forse per Björdalen è un po' ingeneroso tra i due. Sono molto simili, hanno caratteristiche analoghe nell'approccio al poligono, tutte e due non rallentano prima di arrivare al poligono, anzi allungano e lì fanno la differenza. Uno è già il dominatore della specialità, l'altra diventerà probabilmente la dominatrice di questa disciplina e credo che quel viso possa essere importante per il biathlon negli anni a seguire. Ieri in conferenza stampa c'era gente commossa quando la Neuner insomma raccontava di questa sua vittoria. Beh, insomma, si tratta davvero di una... Una bambina. Sì, ma poi è molto simpatica, devo dire, si è proposta in modo molto naturale, non è finta, è veramente proprio così
come la vedete anche in televisione, a questi due occhi che sono molto espressivi e dicono tutto, insomma, di quanto lei comunque l'hanno paragonata alla Van Amsic e ieri i colleghi tedeschi. Lei è molto tranquilla, dice, ma non sono due sport che si possono paragonare, tra l'altro anche risposte, come dire, intelligenti. C'è un asterisco anche di fianco a Gregorin, poi cercheremo di capire il perché anche di quello. È una considerazione importante, poi andrò a controllare, ma se non erro nessuna biatleta ha conquistato 3 vittorie prima di compiere 20 anni. Magdalena compirà 20 anni il 9 di febbraio, quindi settimana prossima ha già 3 vittorie in palmarès e 2 sono medaglie d'oro ai mondiali. Questa è la classifica, davvero un peccato solo per il fatto che Michela non è riuscita a fare qualcosina in più, ma se si va a vedere poi il risultato finale, anche togliendo quell'errore, avrebbe potuto guadagnare al massimo 2 posizioni.